Ok, Nadia è in una classe intorno alla Gamosi. Uno, vabbè. Correzione. Nucleo reattivo, PK modello unificato. Beh, questo lo vimmo anche del recente, abbiamo spiegato nell'analisi particolare. La differenza entro uno e dos, persone safe, modello unificato. Classico, Agu che lo sento, discussione, il toro con l'Uves e a seconda dell'angolo dell'attività della creazione e dell'angolo di vista, tenendo tutto lo vario HL. Presenza o meno di un jet. Di conseguenza sono radio loud e radio quiet, non è che mi cambia. Se per uno vedo la parte interna, di conseguenza vedo la parte mass attiva, mass veloce, ho scritto. La classificazione, se per uno, specialmente il mio particolare DOS, tengo linea permitida e proibita muy angosta, permitida, ace alfa, proibita che la C3, muy angosta, DOS mi viene in zona dove sta muovendo mucho. La Sefer 1, además de esto, tengo por la linea permitida y también una ala bastante ancha, quiere decir que se forman en zonas extremadamente ad alta velocidad. Y de consecuencia, siendo que son que hay un fuerte efecto dell'opera, se ancha. Nada de particular. Qual è il principio cosmologico? Che si suppone che l'universo è omogeneo, isotropo ed è non cambia quel punto di vista in cada lugar e l'universo tiene che essere un mismo. Dice un ne parleremo che esiste anche il principio cosmologico mass esteso, che è quello che non solo nello spazio ma anche nel tempo. Nel tempo tende che sempre essere uguale, non deve cambiarsi. Con attacco mobile con senza propria, l'attacco mobile è coordinata che non è fissata con la struttura dell'universo, si può dire, non varia con l'espansione, mentre la distanza propria è una distanza che varia con l'espansione ed è la, diciamo, dice in maniera precisa, una medizione istantanea, contemporanea della distanza entro due punti, come un punto di regola, una regola questa esattamente entro los extremos, la distanza di tipo di definita. Ma matematica che è effettivamente medibile. La differenza è esattamente come tocco mobile e da un punto di vista della coordinata propria attuale facilmente, no? Invece uno può cambiare, decidere come lì, ma la confusione normale è che la tocco mobile sono tipo la posizione attuale di come è disposto l'universo. E quando vamo atrás nel tempo hai tanto di espansione che riduce le conseguenze. Prima era l'equazione di Friedmann, come si scrive nella visione newtoniana, la trasformazione del parametro densità e con il parametro densità. Nella visione newtoniana, diciamo, è más o meno así, solo che ovviamente questo termine non sta incluido, perché la visione newtoniana non tiene energia del passivo. Ha
tecnicamente mass R, il radio, la dimensione che si sta considerando. Non ho sempre toccato un'espansione perché non esiste il parametro espansione dal punto di vista newtoniano. Col parametro di densità hai riscrivendolo. Perché lo separava. Questo è ora c'è 0. Questo è il vabbè, tenevolo assi per ora. Questo a scriverlo è un h 0 quadro sopra la critica quadro. Allora, la meno 4 questo no, si ridefine come 0K c'è 0 quadro alla meno 2 0 qua. Questo è omega 0m alla meno 3 omega 0 è la direzione alla meno 4 0 della curvatura alla meno 2 o dalla DOS hai che il valore attuale, quindi tutto questo va in 1 e
AC, e questo è in AC0, e si semplifica che A è uguale a 1, ma anche qua si semplifica e questo è la somma è uguale a 1. Quantizzazione del parametro K, newtoniano e caratteristica, K para newtoniano non è da mas che l'opposto cammellare, l'energia totale, meno l'energia totale, e di conseguenza quando la l'energia totale è negativa, il sistema è ATADU, otteniamo K, che è un valore positivo, mentre nell'altro caso se non è ATADU è un valore negativo, il K è zero quando è un sistema tipo molto parabolico. In realtà generale, tendesse la curvatura dello spazio è esattamente come 1 sopra la distanza, cioè il raggio della curvatura. In che differenza in funzione della massa variabile? L'altro è che mentre A viene una R, tecnicamente, è la distanza, il tamagno dell'universo, non è lì, A in questo caso è semplicemente il parametro di espansione, che è adimensionale. Mi disse come varia la struttura. Rho è la densità pura di materia per Newton, mentre nel caso della generale è la densità totale, energia e materia, appunto, perché non si distingue, perché ha materia e radiazione tutto dentro lo mismo. Tecnicamente si poteva bene includere i lambda, ma se era un pro di lambda e ponerlo dentro. E lambda, vabbè, il Newton non esiste perché non ha l'energia del vasio, che è definitamente una costante. Differenza potenziale maschera assumendo che l'energia del patata deve essere negativa. E mentre in realtà generale il vasio potete avere come fare questo energia di base. Questo era semplicemente la relazione, ricordarsi la relazione della relazione dentro la varia distanza. Sappiamo che il diametro angolare è il diametro luminoso per 1 mas zeta al quadrato, di conseguenza la maschetodo. L'intensità superficiale è la luminosità a una certa distanza. Sì, dividido l'aria che non si lieva di conseguenza a un e 0 per 1 mas zeta alla meno 4. Usando la magnitudo superficiale, e sono andato a 1.5 logaritmo di i, ma ho definito con 1.0.
potremmo staccarlo per poner il 0 K, quello che è. Di conseguenza non spin che ma scritto la differenza. Vai, lasciamo. No, che così 0 è un altro questo. Uguale a meno 2,5 logaritmo di 0, che sarebbe il suo valore verso locale, a z0, moltiplicato questo, di conseguenza è un meno 4 a ds logaritmo di 1 ma z. Cosa non disse? Che a Reshit 1 tiene una buca che non tiene 21. Mas. Entonces, Z uguale a 1. Questo è un dos, 10 por logaritmo di dos è 0,3. E a recet 7, se mi ricordo, questo 2,5 logaritmo di 0, 0, as 7, 8. Punto 8 e 2 alla terza, un 2 6 3 0 3. Entonces, questo è il reshift a 1 más 2 por 10 0 3. Il reshift era 20, quello era 21. Questo è 3, 6, 27. Che è corretto che baje, che come si è detto, io veo l'occhietto un poco più grande. Ma che reshift è alto, di conseguenza il reshift è più grande, mi diluvia l'intensità su un'area più grande. Diciamo, quali sono le superficiali? 27, perché? Perché c'è l'effetto in relazione tra dos, praticamente rafforzarlo sarà scrivere questa relazione e darmi tutto questo calcolo non era necessario darmi, era questo punto quello che era da mostrare, annullazione entre una dos distanzia e magnitudo superficiale mi va come la meno 4, conseguenza calcolo 1, calcolo 2 lo ottengo. In quale prova sovrannazionale si basa la teoria del Big Bang? Vabbè, è una formula 4, che il cielo è oscuro perché viene che sera è finito. E si è visto che quello che massa limita il tempo è finito, il redshift cosmologico, l'abbondanza dell'elio che corrisponde a quello che deve essere e la reazione del fondo. Deve essere un breve, ma che di altre cose.
Supponendo che il passo universo passa in maniera costante, quindi si espande in maniera sempre costante, da diverso, vabbè, come sta cosa. Costante chiede di dire che praticamente entonces, quanto si espande dipende dal tempo. Il parametro di espansione cresce con il tempo, linearmente. Di conseguenza, A è una costante per il tempo. Di conseguenza, se la temperatura varia inversamente con 1 sopra A, la temperatura varia costante, appunto. A è proporzionale al tempo, la temperatura è proporzionale 1 su A, questo quiere dire che A per te è costante. Ma di conseguenza con questo che vi sì che il tempo per la temperatura è una costante. Quindi T0 per T0 è una costante. A questo punto T uguale un agno, nella maschera T0 in años, la temperatura del ragno è quindi era 36.9 por 275 por 10 alla 3. Esto no es más que 11 cuartos o 13.6, no 9, por 10 a la 9. Esto es un 3.4 por 11, 3.7.4. Punto 74 per 10 alla 10. Un dia, un anno, son 1110 tercios días, puede ver en el 3666.6 periódico. De consecuencia, esto punto. Visto che vedo vedere qua la temperatura in questo momento è costante del tempo, ma se il tempo è ciclo, ma deve essere alto, e sto moltiplicato con 110. Perché fumare questo in dias, quindi mantenere questo per esso e poi mettere in un dio. Ma nel particolare. Dopo es è calcolarsi l'energia che di conseguenza è la temperatura. In mega elettron volt. E KV per T,
metallo, era uno su un secco punto 6 10 a 3 elettron volt per Kelvin. Arriva a vacuo con 10 alla 6, quindi viene 9 e megaelettrovolt. Eva, adesso il calcolo, no, è andato di particolare. Beh, come si finisce la densità critica, come l'avevamo visto, è 3 omega quadro con 8 pi ricco che perché critica? Perché come abbiamo visto nel caso le base, vediamo che la somma degli omega tiene che essere uguale a 1. Di conseguenza la somma assumere lo che è la materia sì, questo non si considerava, di conseguenza quando la densità è quella della densità critica, questo è 1, entonces questo è zero, siamo in questa critica per tenere una curvatura, una geometria plana, una curvatura nulla, che inizia a sentire. E quando sono definito, non stava in questa parte. Sono entrato e salito abbastanza rapidamente, ed era definita che densità necessaria per la transizione tra curvatura positiva e negativa. In questo caso per tenere la curvatura nulla. Come sono le tue sintesi, che è durata diciamo 100 secondos, che a ser se il tempo di pensamento sono 200 secondo partendo da un sesto. Beh, abbiamo x e y. Y l'abbiamo visto. Quanto sono la frazione di massa? Potremmo vedere la massa in tosse totale relativa dell'elio equivalente in unità atomica, di conseguenza eliminare la riva l'NH. A questo punto è entonces, la densità la massa quanto teniamo di per esempio densità non cambia perché arriva a vacuo sono densità entonces elimina il volume quanto sono i nucleones in un atomo di elio sono 4 per il numero di helios che è il numero di neutroni divido dos, perché ne esiste dos per cada uno. Abaco la massa totale, che è il numero di protoni, ma il numero di neutroni. Questo è uguale, come abbiamo visto. Questo si può essere 1 meno questo, o ver quanto sono la frazione. Abaco è lo mismo, la massa totale.
è sempre dato dal numero di protoni e neutroni. Arriva a vedere quanto sono l'atomo dei idrogeno, che è dato dal numero di protoni, però meno il numero di protoni utilizzati dentro nell'atomo di elio. Quanto sono dos, il numero di atomi di elio, che è il numero di neutroni diviso dos, quindi meno questo. Al final, quindi viene che 1 meno nn su np e 1 più nn np, e questo è dos nn su np, 1 per nn su np. NNP sappiamo che era un sesto, ma ne decae tempo di mediamento, di conseguenza quello che è questo l'iniziale 0, l'NNP non è más che l'iniziale, portos alla meno 100 secondo passato diviso nel tempo che si divida, 200, un medio. Quindi un sesto por residuos medios 1 sopra residuos, che nada más che 0,7 decimos, un sesto. Entonces è más o meno 7 sessantesimos. Se lo poniamo acá, cosa ottengo? Moltiplico 60 per arrivare a abajo, di conseguenza arrivo a 2 per 7, 14. Abajo tengo un 60 más 7, 67. Questo è más, potremmo vederlo come 14 su 70 per 70 diviso 67. Questo è un 0,2, un quinto. Questo è poco, ovviamente poco más che 1, entonces podemos poner 0,2. De conseguenza, in questo caso tendría un 0,2 e un 0,8 invece del 0,25. Particolare, considerato che era diviso, che un cambio sostanziale da 600 a 200 non mi cambia molto risultato, anche se è notabile, perché 0,2 è un valore che bastante si nota nella composizione di disponibile. Bene. Oh, boh, e sto terminato. Visto che stiamo alla pregunta sopra l'isco, la inner stable circular orbit, innermost stable in orbit, il calcolo esatto è un poco largo, no? Però si può comprendere newtonianamente, newtonianica totale, che è data da un medio m del quadro meno che mm sopra r. Orbita circolare, lo dico semplicemente. Dividiamo por m, entonces tenemos una densità di massa se vamos a ver, entonces la velocidad di un occhetto tiene che variare come così. L'epsilon, stiamo parlando di orbitas, quindi tiene che essere negativo, quindi lo riscriviamo in questa maniera.
che non mostra ovviamente che di conseguenza R tende a essere un certo valore, non può essere qualche altro, perché questo tiene che essere positivo, di conseguenza R tiene che essere minore di un certo valore. Però come dices, che para tener un'orbita stabile, la velocità tiene che fare in una certa maniera con la distanza. Che passa se non varia nella stessa maniera che, per esempio, se entrando la velocità non cresce sufficientemente, passa che una piccola variazione mi causa una, invece di causare semplicemente un'orbita ellittica, mi causa che l'energia totale paga. Di conseguenza, quello che la zona del disco che hai R uguale a 3S, per esempio, è che nella zona newtoniana la curva della deformazione, la curvatura è tal che se mantiene questa relazione, quando è dentro è tal che la velocità non varia sufficientemente, e di conseguenza quando entra termina per spiralizzare. Solo che non tiene sufficientemente energia per salire. Però è caro. Da un punto di vista sia come se ti viera perdere energia. Termino perché non. Parlare da solo non è da grande, ne parlare nello vario modello di Coriolanus Pareto dell'inflazione. Ciao!